Femminile comincia invece a delinearsi il quadro delle protagoniste delle semifinali playoff, resta solo da decidere la quarta squadra, stasera tra Milano e Casalmaggiore, ieri infatti Novara ha eliminato Chieri, Marco Fantasia. Sarà ancora derby d'Italia tra Conegliano e Novara. In semifinale scudetto il 3-0 contro Chieri davanti al proprio pubblico lancia Novara dopo i difficili giorni dello smarrimento e del lutto. Un periodo nel quale Stefano Lavarini ha scoperto qualcosa di più nel suo gruppo. Valori che sono riemersi in una situazione completamente inedita e dolorosa. In questo momento sono un po' così in discussione quelli che sono le cose importanti della vita, però diciamo che anche attraverso questi aspetti, il lavoro, lo sport, c'è modo di dimostrare a se stessi come bisogna poi rialzarsi, ripartire a fronte delle difficoltà che si incontrano ed è quello che abbiamo fatto. Il quinto posto in regular season non metteva Novara nelle condizioni migliori per affrontare Chieri, ma i valori espressi dalla regular season sono stati ribaltati da una squadra che si è ritrovata nel momento più difficile. Sì, siamo felicissime e siamo molto anche contenti di aver chiuso la serie di partite gara 2. Adesso finalmente ci godiamo un po' insomma anche la vittoria e sono felice per me, per la squadra e per la società. Adesso sarà ancora Conegliano in semifinale per una sfida senza età che negli ultimi anni ha offerto sempre spettacolo. Si comincia mercoledì in Veneto. Rugby femminile, il 6 Nazioni, Italia sconfitta in Scozia. Danila Filippone.